Ciao, è stata una dura decisione, perché in fondo alla fine non ne potevamo fare diversamente. Insieme agli organizzatori di Piccole Trasgressioni, ovviamente Barbara Star, che per quanto mi riguarda si occupa dell'organizzazione Miss Trans Sud America insieme a me e Miss Trans Italia, abbiamo deciso di rinviare la manifestazione. Era naturale che questo accadesse, perché con quello che sta succedendo nel mondo, con quello che è successo alla Rosa Italia, anche una forma di rispetto per tutto quello che per i nostri morti, che piangeremo per chissà quanto tempo, per chi ha sofferto. Allora, mettersi lì a fare un evento ludico, perché poi deve essere un evento ludico, con anche tra l'altro il senso di avvicinare la gente per la pia in piazza. Ora, negli ultimi anni lo facevamo in piazza proprio perché le persone prendessero consapevolezza con tra virgolette, la conoscenza delle persone transessuali. Ecco, era opportuno dire no quest'anno. Ecco, io vi invito al prossimo anno tutti quanti a partecipare, ad essere con noi, perché tutto dovrà andare bene, dobbiamo farcela e sicuramente ce la faremo. Ora dobbiamo stringere i denti, cercare in qualche maniera, e io mi auguro che questa venga, di essere più leggi con le leggi, cercare di rispettarle un po' di più per quanto riguarda il distanziamento sociale, vediamo quello che accade negli ultimi tempi, però non dobbiamo perderci d'animo. Ce la facciamo, ce la faremo e il concorso ritornerà il prossimo anno tutti insieme con Piccole Trasgressioni, Barbara Star e Regina Saveriano. A presto, ciao!